Salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare della partita che si terrà domani allo UFC Stadium tra Juventus e Prescrittese. La Juventus viene da, se non sbaglio, 27 o 28 partite di vittorie in casa consecutive. Speriamo che non interrompiamo la striscia, che quei bastardi non interrompano la striscia. Una partita che verrà, che lo, la vedrà tutto il mondo, come ho letto sulla gazzetta, 6.400.000 cose, tutto il mondo vedranno questa partita, perché bensì è sempre il derby d'Italia, bensì è il derby d'Italia, perciò anche se loro dicono di non essere andati in Serie B, loro sono andati in Serie B, è come se non sono andati in Serie B. Vi spiego, un paio di anni fa, tanti anni fa, l'Inter è retrocessa. Retrocessa in Serie B con i punti, andate a vedere su Google informazioni di Juventus dell'Inter e vedrete che l'Inter è stata retrocessa e poi per magia è stata prescritta in Serie A di nuovo in Serie A. Perciò voi la Serie B l'avete fatta, cari interista. Vi ricordo il 5 maggio che vi abbiamo fatto piangere come piangeva Ronaldo e io dal divano godevo e ancora se ci penso godo perché voi siete solo delle merde, voi siete solo degli antagonisti, siete dei partecipanti in quei 5 anni dove la Juve era un po' calata con le Serie B e poi con due settimi posti, voi avete fatto delle piccole comparse. Ma poi i veri attori siamo stati sempre noi, sempre la Juventus, la signora d'Italia, la signora che vince e convince, diverte. Ragazzi, questo sarebbe il 34esimo scudetto, 34esimo. Speriamo. E voi quanto ce l'avete? 17? Perché uno è nostro. Prescritto, avete gli scudetti nostri, uno scudetto nostro. Avete vinto la Coppa dei Campioni dopo 80 anni. Siete andati in Coppa Campioni dopo 80 anni. A me noi ci andiamo in Champions, anche se poi le perdiamo, ma ci andiamo, li giochiamo, voi giocate con il cazzo, giocate. E domani sarà una partita molto, 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 molto dura. Ma ve la metteremo là, in quel posto, cioè, ve la metterà Higuaín. Questo è un piccolo spoiler perché ci sono interessi troppo, ma troppo montati ci sono. Troppo montati che non sanno, non ammettono la superiorità della nostra Juve, che la nostra Juve supererà tutti. E l'abbiamo seguita da 5 anni e mezzo. 5 anni e mezzo che piangete. 5 anni e mezzo e domani si vedrà ancora. Domani allo Stadium adesso è una bolgia, i nostri tifosi. Devono fare scendere in campo e devono fare stare zitti subito a quei prescrittesi. Speriamo, comunque ragazzi, commentate quello che pensate di Juve e Inter di domani con un bel commento. Salve ragazzi, e forza fino alla fine!